Eder. Mech. Palliser. La tranquilla cittadina di Paderno Dugnano, a pochi chilometri da Milano, è stata scossa da un crimine efferato che ha lasciato tutti senza parole. Un ragazzo di 17 anni ha brutalmente assassinato i suoi genitori e il fratellino di 12 anni, compiendo un gesto che ha distrutto una famiglia e gettato nel dolore un'intera comunità. La vicenda si è svolta nella giornata di domenica 1 settembre, quando il giovane ha composto il numero di emergenza 118, dichiarando di aver ucciso il padre. Gli operatori sanitari, allarmati, hanno immediatamente avvisato i carabinieri. Al loro arrivo nella villetta di via Anzio, le forze dell'ordine hanno trovato una scena agghiacciante. I corpi senza vita del padre, della madre e del fratellino, tutti colpiti con un'arma da taglio. Il minore di 12 anni sembra essere stato la prima vittima, colpito con particolare violenza. Inizialmente, il 17enne ha tentato di sostenere che il padre fosse il responsabile degli omicidi e che lui avesse agito per difendersi. Tuttavia, gli inquirenti hanno trovato questa versione poco credibile fin dall'inizio. Messo sotto pressione durante l'interrogatorio, il ragazzo ha infine confessato il triplice omicidio, crollando di fronte alle evidenze presentate dagli investigatori. La confessione ha permesso alle autorità di iniziare a ricostruire quanto accaduto, anche se molti aspetti rimangono ancora oscuri. In primis il movente di tale atrocità. Questo sarà uno dei temi centrali della conferenza stampa prevista presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Milano. La comunità di Paderno Dugnano è sotto shock. La famiglia era considerata senza ombre, felice e ben integrata, come racconta Andrea, un vicino di casa, che fatica ad accettare la realtà dei fatti. Il 17enne, descritto come un ragazzo tranquillo, studioso e sportivo, non aveva mai dato segnali di disagio o problemi particolari, rendendo il suo gesto ancora più inspiegabile agli occhi di chi lo conosceva. Il comune ha proclamato il lutto cittadino in memoria delle vittime. In attesa dei funerali, le bandiere degli edifici pubblici sventoleranno a mezz'asta, in segno di rispetto e dolore per una comunità che cerca di trovare un senso a una tragedia così immensa e incomprensibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.